Davide Mazzocco e Michael Salvadori, da un po' di tempo, da quando tu sei arrivato, insomma, siete spesso insieme, venite anche da paesi vicini, insomma, siete diventati amici, no? Sì, sì, abbiamo condiviso parecchie cose insieme, anche il viaggio a volte quando andavamo in trasferta, che lui tornava a Padova e poi passava a prendermi a casa, così facevamo un viaggio solo. Due ragazzi giovani, appena ventenni, dimmi la verità, chi è che rimorca di più, tu o Davide? Mi sa che è Davide, perché qua da più tempo, no? Ah, qua da più tempo, quindi si è già fatto un nome. Sì, sono stato fortunato perché mi sono subito trovato in camera con lui, mi ha fatto anche conoscere la città e così, quindi sto bene e spero che magari mi dia anche qualche consiglio. Qualche numero di telefono che ha tirato su lui? Ma adesso è fidanzato, non può più far niente. È vero quindi che sei tu che rimorchi di più? Ma si dice così in foresteria, però vabbè, non dico mai, non sono mai io a dire se rimorchio. Devi dirlo tu. Lo dico gli altri e chi vede cosa faccio, però vabbè. Hai trovato l'amore a Padova, quanto dice Michael? A novembre ho conosciuto una ragazza da Cadoneghe e adesso ormai sono 3 mesi che sto insieme e speriamo vada bene, dai. Un motivo in più per restare a Padova l'anno prossimo? Vabbè, sicuramente, però indipendentemente da quello che sarà, sarà, non ci sono problemi. Quanta voglia avete di fare una bella festa con il Padova, con i tifosi del Padova? Beh, tanta, no? E spero che arrivi il più presto possibile, che non si portiamo avanti questa cosa fino alla fine, perché non è facile comunque restare là davanti sempre più 8 punti, però speriamo di festeggiare il prima possibile. Tornando al tuo amico Davide, c'è una qualità calcistica che gli invidi, dici, veramente forte lui in questo fondamentale? Sì, lui fisicamente, secondo me, come si dice, è un animale e oltre che essere fisicamente dotato è anche dei bei piedi, quindi questo è quello che invidio a lui, perché io non ho i suoi piedi e mi piacerebbe averli comunque. Michael invidia i tuoi piedi e il tuo fisico, tu invece di lui cosa vorresti avere che c'ha, che ha lui? Bella domanda, ma cioè, c'ha una bella corsa e secondo me c'ha anche abbastanza personalità, c'ha un bel cross, mette bei cross, quindi magari quelli, anche se non sono magari nel mio ruolo, però sono importanti per finalizzare l'azione. Prossimo assist tuo, colpo di testa suo, gol, promozione. Oddio, speriamo, dai, che vada così. Anche tu, ci sono tanti tifosi che ti chiedono resti l'anno prossimo, credo sarebbe il tuo obiettivo. Beh, penso che per noi giovani fare una Lega Pro in una piazza come Padova sia il sogno di tutti. Adesso non ci sto pensando, sto solo pensando a vincere il campionato il più presto possibile, fare il massimo e dopo, una volta finito il campionato, parleremo.